Coño, padre, me estás poniendo. Innanzitutto grazie. Ciao. Allora, da quanti anni che qual è il suo compleanno? Del 59. Dal 59? Tradizione di famiglia? No, mio papà faceva il pescatore. Il papà faceva il pescatore. Pescatore. E poi, siccome eravamo sette fratelli, tutto a mare non ci potevo portare. Sette fratelli? Seven pescato? Era di più nel passato? Di più, se... Guarda, prima c'erano pescatori, c'era Siracusa, c'erano 2000 pescatori. 2000 pescatori? Sì, c'erano 500 bacche. Adesso, siccome poi l'hanno messo un buon remocchiatore, sì. Pescatore bravo, sì. Un buon remocchiatore, un po' in pensione, un po' ci sono, adesso sono rimasti pochi parte. Pescatori, però lavorano, però non è come una volta. Sì. A Siracusa, una città di mare come questa, il pesce è la vita, è la vita. È la buona vita, cucina. La vita, la vita, la buona cucina. Tu mangi pesce. La salute, tutto, il pesce, tutto. Prima c'era il pesce, era in abbondanza e lavoravamo tutti. Le persone compravano pesce a poco prezzo. Noi vendavamo a poco prezzo, però guadagnavamo massa, di più. Cioè, perché c'era il prodotto, la quantità, bravo. E si guadagnava sulla adesso massa. Lo vendi più caro e non guadagni di niente. Meno, infatti, è più spesata, le tasse. Tasse, poi le tasse non ne parliamo. Tasse non ne parliamo. Comunque lei lo farebbe sempre col suo mestiere? Lo farei sempre, sempre, cioè, sempre. Ce l'ho nel sangue io. Sempre. Il mare per noi siciliani è la vita, ma non solo per noi, per me, per tutti. Noi viviamo dal mare. Perfetto.